Dottor Polidoro, oggi c'è stata questa bella cerimonia, la consegna di questi arredi della Tricesta Laboratorio Vaccinale di Pescara, un presidio fondamentale in questo periodo storico. Senza dubbio, è stato un presidio fondamentale, e lo è e lo sarà, perché purtroppo abbiamo dei casi in risalita. Questa è un'iniziativa importante, fondamentale per l'ASL, per la cittadinanza, perché? Perché si occupa dei bimbi, perché abbiamo avuto il supporto della Tricesta per rendere ancora più accogliente queste strutture. Io ripeto, è difficile esprimere con le parole quello che invece nei fatti troviamo e vediamo realizzato, perché solo chi viene qui può sperimentare l'accoglienza, la professionalità e la competenza di tutti gli operatori, con il supporto della Tricesta, dei genitori di Ivan, che conosco personalmente e quindi ringrazio anche per l'iniziativa. Importante anche questo binomio tra la sanità pubblica ed il volontariato, le associazioni che operano sul territorio. Questo binomio è fondamentale, perché la sanità pubblica ha bisogno di supporto, perché è un'attività difficile, è un'attività che viene rivolta soprattutto ai bambini e quindi merita soprattutto attenzione. E la Tricesta ha queste capacità di dare attenzione, ascolto, è in grado di intercettare il bisogno laddove questo bisogno c'è. E i bimbi hanno bisogno di questo.